Chissà cosa succederà se vincesse Donald Trump. Con queste parole iniziavo alcuni dei miei video nei quali mi stavo occupando delle elezioni presidenziali statunitensi della volta scorsa, nelle quali si postulava Donald Trump contro la democratica Hillary Clinton. Come tutti voi saprete, ha vinto Donald Trump. Invece dovrei iniziare questo podcast. Questa volta faccio un podcast, almeno oggi, chiedendomi retoricamente e chiedendo a tutti voi: cosa succederà se perde Donald Trump? In realtà è una domanda capziosa, perché già si sa, anzi, sta succedendo proprio adesso, di ora in ora, già da giorni, che ci sono tanti casini e disturbi per le strade. Scene di questo genere si vengono ripetendo in occasione della morte di Floyd e di altri afroamericani, ma non sono mai successe in Nord America in occasione delle elezioni presidenziali o di qualsiasi altra elezione. Stiamo assistendo alla terzomondizzazione della politica nordamericana, quando poi lo stesso presidente degli Stati Uniti uscente, Donald Trump, che agita lo spettro del broglio elettorale, ossia dell'imbroglio, dell'alterazione del risultato, cosa che non è neanche successa quando c'è stato un errore poi riconosciuto nei conteggi dei voti, nelle elezioni tra Bush Junior e, se non mi sbaglio, Al Gore. Al Gore accettò la sconfitta, anche se c'è stato un piccolo broglio di 4.000 voti che avrebbe permesso in Florida la vittoria di George Walker Bush Junior. E invece Donald Trump è diverso da Al Gore. Lui ha iniziato a parlare, Trump, di broglio elettorale prima ancora forse che iniziassero le elezioni. In campagna elettorale ha iniziato a parlare di brogli elettorali sin da quando ha avuto il suo primo dibattito pubblico con Biden. Ed è una cosa anomala nella politica nordamericana, che prima ancora che si voti o si faccia lo scrutinio dei voti, già postulava l'idea del broglio elettorale. Poi, dovuto a una serie di congiunture, tra le quali non ultima la pandemia del coronavirus, un mucchio di persone hanno votato attraverso le poste, che ci sono due forme di votare attraverso il voto per posta in Nord America. Se non ho capito male, una è di recarsi all'ufficio postale che funziona come urna. Due, di portare invece nella sede elettorale la scheda che ti è arrivata a casa, invece di votare attraverso la macchinetta elettronica. E tre, quella più ovvia, di mandare il voto per posta.
Molti milioni di persone, forse 100 milioni di persone, hanno votato così, per posta. E Donald Trump contesta questa modalità perché dice che è vulnerabile di frode elettorale. Possono sostituire le schede elettorali. Naturalmente, se vince lui, questo problema non esiste. Lui agita lo spettro solo in caso di sconfitta sua, non di sconfitta dell'avversario, perché lui è quello buono e gli altri sono cattivi. Anzi, gli dà attuti del comunista, che poi non si riesce a capire secondo quali logiche Biden è comunista, appartenendo a un partito, quello democratico, che ha dichiarato guerra o ha dichiarato pericolosi i paesi comunisti come Corea del Nord, Cina, perché non è stato solo Bush, ma anche Barack Obama a continuare le linee belligeranti. E poi il Partito Democratico è quello che ha fatto più guerre e ha bombardato più paesi di altri. È certo che il Partito Democratico sta alla sinistra di quello repubblicano, che di solito è più ortodosso, se non conservatore. Ma si tratta di un partito, quello democratico nordamericano, che sta alla sinistra di quello repubblicano. Però questo non lo colloca in uno schieramento di sinistra come lo intendiamo noi in Italia, in Europa o in Latino America, anche se Trump si diverte a chiamare colui che definisce come Sleeping Biden, cioè il Biden dormiente, lo definisce un socialista, un comunista, un marxista. E il bello è che molti politici, ma anche cittadini statunitensi, gli credono e gli fanno eco e sostengono che ci sia un complotto mondialista. E questo è veramente incredibile. Trump è uno dei primi presidenti, se non l'unico, che è cospiranoico e crede quindi che lo Sleeping Biden, come lo chiama lui, sia il delegato, se non la punta dell'iceberg, di tutto un complotto mondialista che vuole portare il comunismo negli Stati Uniti. E allo stesso tempo Trump dice che l'elite mondialista che finanziava Hillary Clinton e che finanzia Biden sia l'elite di Wall Street, che io non mi azzarderei nella mia ingenuità a definire marxista. Non credo che chiunque lavori a Wall Street sia marxista o comunista. Comunque, Trump riesce a coniugare in un ossimoro tutte le contraddizioni e poi i nordamericani si scordano che se c'è qualcuno vicino alle finanze neoliberali è proprio Trump. Vabbè, i democratici si sono allontanati dalle loro radici, non sono più un partito tanto del popolo. Ormai si assomigliano molto ai repubblicani, quindi come definirli di sinistra? In realtà è quasi impossibile. Comunque, i due partiti fanno presa sugli stereotipi tipici della cultura nordamericana. Quindi, per i nostri standard, i democratici non sono di sinistra, i repubblicani tanto di destra non sono, perché entrambi spingono in una maniera o in un'altra avanti la carretta del neoliberalismo mondialista e globalista, perché American First, prima gli americani, è uno slogan anche dei democratici.
Cioè, gli Stati Uniti devono stare al centro del mondo. Il loro stile di vita deve essere considerato superiore a quello di tutti gli altri paesi. È quello che vogliono loro. Comunque, l'incoscienza di Trump, che lo spinge a sventolare la bandiera del complotto contro di lui e contro i cittadini nordamericani, forse gli farà guadagnare qualcosa di consenso anche fra i latinos, come li chiamano gli ispanoamericani, e tra gli afroamericani, però porta alla violenza nelle strade, perché lui si rifiuta addirittura di continuare il conteggio dei voti. Dice che c'è un broglio e bisogna riniziare il conteggio. Cosa impossibile perché si tratta di 300-200 milioni di voti. Prima volta in assoluto che negli Stati Uniti votano più del 65% degli aventi diritto, anche perché per andare a votare ti devi impadronare, ti devi iscrivere da qualche parte. Non è che puoi, come da noi, andare a votare con la scheda elettorale in mano e il documento. Da loro prima ti devi tu impadronare. Tu iscrivere, poi ti mandano la scheda a casa. La scheda proprio elettorale, non il talloncino da presentare nel seggio. Per quello che ci sono molte modalità di voto. Una è quella di andare con la scheda e metterla nell'urna. Due, di andare all'ufficio postale e lì dichiarare il voto che lo trascrivono. Tre, mandare il voto per posta. Che poi là molte volte puoi mettere nella casella postale tua la lettera che vuoi spedire, non solo quella elettorale, viene il postino e la ritira. Però c'è molta violenza e non solo dal lato di Trump, fomentata proprio da Trump e dalla sua diffidenza nei confronti della validità del voto. E come è già successo da mesi, sono le violazioni della restrizione della quarantena per tutte le morti degli afroamericani e anche dei latinos, che poi agli ispanoamericani li chiamano latinos. E io ho il dubbio, se ritorno negli Stati Uniti come sono ritornato a fare le vacanze anni fa, ormai è dagli anni 90 che non vado a fare le vacanze, a me, che sono italiano, quindi discendente degli antichi romani, sono nato a Roma. Come mi considerano? Italiano, europeo o latinos? Perché loro lo dicono al plurale in spagnolo, no? È strano ascoltare un nordamericano dire latinos, anche con fare disprezzativo, spregiante. Perché da quando c'è Donald Trump trattano tutti gli stranieri male, anche quelli che stanno facendo vacanze e che gli apportano denaro. Quindi se andassi io in questo momento magari mi maltratterebbero. E pensare che tutte le volte che sono stato a Miami, per esempio, a New York, nelle Key West, in Irving, Dallas, Boston, mi hanno trattato bene quando ero bambino, giovane, adolescente, anche da ragazzo, fino a 30 anni sono stato, mi sembra. E adesso no, adesso devi stare attento perché se parli in un idioma che non è l'inglese ti aggrediscono, ti dicono lei sta qua negli Stati Uniti, deve parlare in inglese. Allora tu gli dici in inglese, io sono turista. Sì, ma non so cosa lei stia dicendo. Deve parlare in inglese, capito? Mi dica che stava dicendo. Cioè, c'è un livello di aggressione da quando c'è Trump impressionante. E adesso si manifesta contro la sua sconfitta, perché lui è democratico, capito? Adesso, beh, mi sta finendo il tempo, 15 minuti. Vi saluto. Queste sono state le mie considerazioni. Cosa succederà se perde Trump? Il pandemonio, secondo me. Ciao ciao.